giusto per dire, questi sacchi di carne morta sono innocui. C'è qua vita. Lui è stato l'ultimo ad agire, giusto? No, Sì, io a no, subire a l'azione. subire. Ok. E il sangue inizia a sgorgare fortissimo dall'occhio, ci vedi ancora, ma è tutto rosso e senti proprio l'umido che entra nella tua Chiaro, armatura. urlo ovviamente disperato. Il gesto avendo l'arco in mano sarebbe dovuto fare Neva! così, anche un po' alla cieca, ma immagino che dovevo aspettare il mio turno. Purtroppo sì. Ce lo farò al mio turno. L'ultima creatura ti si avvicina. Quant'è la tua classe armatura? Per 18. un pelo ti prendo. Per un pelo la sua mano entra in una parte scoperta e inizia a darti gli arti. E ti fa 7 danni. Che miseria, ma non avevo le mani che si sgretolavano. Alla Sì. faccia! Non è Mi si ha sgretolato scegato che questa stai ragazza. tu Tu che puoi sei molto andare. vicino, effettivamente vedi il sangue inondare questa creatura, la mano di questa creatura, l'ha preso benissimo. Porca miseria. Non puoi usare da di rossi pure No, userò i miei. E ritoccherà a te. tu. No. Ok, allora rinfoderò la spada d'argento perché ho capito che tanto anche le normali armi fanno il loro dovere. E tiro fuori il mio stocco e provo ad attaccare. Tu sei quello Giusto, sono là questo. già Giro ingaggiato. e attacco quello lì vicino Vai. a me. 12. Lo Ebbene sì, lo prendi. prendo. Molto facilmente. Molto bene. Sei danni. Ottimo. Affondi e lo trapassi da parte a parte, facendo più danno possibile. Poi, vuoi fare altro? Tocca a Ok, io faccio recupero energie come azione bonus, te. Vai, tirando quindi da 10. 10 più 2, 4 più 2, 6, Quindi stai a? Ok, 22. perfetto. Dopodiché alla cieca con l'arco, visto che ho là e c'ho un occhio, urlo, boom, faccio così perché me ne devo togliere Ok. assolutamente, e, però, insomma, colpendoli con l'arco e non con la freccia. Ok, tira un dado a 20. 14. Guarda, non fare nessun più perché basta e avanza, perché te l'ho detto, sono molto lenti. Quindi colpisci, fai un dado da 4 più 2. Tetraedro. 1. 3 danni. Ok, colpisci alla cieca e mentre stai colpendo alla cieca senti un rumore dietro di te, una specie di svolazzare, ti sembra qualcosa che ti sta svolazzando vicino all'orecchio. Poi a un certo punto, sempre con la coda del tuo occhio sano, vedi qualcosa di bianco vicino a te. E questa cosa. Quant'è la tua classe armatura? 16. Quanto? Tanto. Tanto. Ecco. Tanto. Senti un'artigliata dietro alla tua gamba, fortissima. Un dolore fortissimo che ti fa solo 3 danni. Ma ti ha colpito proprio bene in un punto. E poi senti un morso. E questo morso ti fa 11 danni. Molto bene. Porca. Senti un morso dietro alla tua coscia, Ovviamente praticamente. urlo disperato. Fortissimo, ma questo morso è strano, perché senti proprio come se la tua energia vitale venisse presa. Senti sgorgare del sangue fortissimo. Ti ha preso probabilmente qualche vena. Ti volti ovviamente, Certo. lasciando perdere Arco le due tutto creature loro, eh. che hai davanti. E sotto a te c'è un gattino bianco che è tutto sporco di sangue, i peli un po' macilenti. E la cosa che ti lascia più interdetto è che ha questi artigli. Alcuni sporchi di sangue fresco il tuo, e l'altro invece ha del sangue rappreso e ha le unghie molto più grandi di quelle di un normale gatto. E questa bocca è ancora invigliata alla tua coscia. Quanti punti ferita ti sono rimasti? Questa cosa, voi siete distanti, tutti
tu sei da solo in quell'area. La stai vedendo solo tu. È stato super furtivo nell'avvicinarsi da dietro. Quindi voi non la vedete questa scena, perché siete molto concentrati su ciò che avete davanti. E infatti tocca a te. Attacco. Quale dei due? Quello che ha ferito. Che ha ferito lui. Quello che ha ferito lui. Okay. Allora, 10 più attacco 6, 16. La tua spada lunga colpisce con grandissima tranquillità la creatura che ha di fronte Finn. Fai i danni. 4 più 4, 8. Gli dai un colpo e fai una bella ferita profonda. Di nuovo non esce nessun suono da questa creatura. Che altro vuoi fare? A questo punto, dopo che l'altro ce l'ha attaccato, l'altro Cristo. Se vuoi, sì. Puoi stare così, in maniera che sei ingaggiato con entrambi. Perché sennò rischiamo di essere attaccati, quindi attacco anche lui. Vuoi usare azione impetuosa per fare un altro attacco? Sì, usiamo azione impetuosa e faccio un altro attacco. Ok. Toglila. Niente, il destino vuole... che sia un tiro di merda, che sia 3-4-7. Per pochissimo non lo prendi. Ma che sfiga. Qui faccio... con le linee cinetiche, poi... niente. Che smircio. È un vero peccato. Ma adesso toccherà a me. Questo si volta verso di te. E provo ad attaccarti. E ti faccio critico. Mortacci. E con le mie mani ti artiglio il collo e senti le unghie che iniziano a scavare dentro e ti faccio 9 danni. Coglioni. Meno male che era difficile che colpissero. Se faccio 20, sì. L'altro invece attacca te. E ti prendo. Ma non ho fatto critico. Quindi ho fatto 19. No, ho fatto 17. Ah, beh. Di dado. E di nuovo ti prende nello stesso punto dove era prima. Diciamo che stringe e ti fa altri 5 danni. Ma scusa, io l'avevo dato una sdrumata. Quello continua a prenderlo. Sì. Pensavo di avergli levato qualcosa. Niente. A quanto pare. Dolore. Tocca a te, Finn. Allora. Ah, no, aspetta, scusami che sto dicendo. Questi due provano ad attaccarti. Certo. Giusto. Lo schivi facilmente anche se sei super addolorato e schivi anche il secondo. Il gatto attaccato. Il problema è quello. Hai sentito un dolore nuovo per la tua vita. Vai, Finn. Allora, intanto cerco di riprendermi, stringo i pugni così e faccio recuperare energie. Mm-hmm. Vai. Ok, prendo 10 punti ferita. Ottimo. Torno a 21. Questo con l'azione bonus. Dopodiché con lo stocco cerco di finire quello che mi sta davanti. Vai, fai un tiro per colpire. Beh, 21. Direi che lo hai preso. 10 danni. Inserisci lo stocco in questa carne. E tagli a caso e questa creatura cade per terra. E vai. Cade per terra immobile. Io provo con il pugnale con la piuma nera. Uh-huh. A colpi sto cazzo. Vai. Questo simpatico essere. Così. Vai. In difeso. 5. È il destino. Stai per dare un colpo che sembra colpirlo esattamente sul muso. Alza gli occhi rossissimi e mi fai un tiro di percezione, per favore. 10 meno 1, 9. Ti guarda con questi occhi rossissimi, all'ultimo momento si stacca da te, evita il tuo colpo. Ma ti viene subito di nuovo sotto, all'altra gamba. E con un'artigliata ti colpisce. Ah. 6 danni.
Sono praticamente morto, svenuto. C'ho due punti di vita. Non sei ancora svenuto, ma lui ti dà un morso. Cacchio di macchina da guerra. E con questo morso ti colpisce di nuovo. E di nuovo senti le tue energie che se ne vanno, perché ti fa 11 danni. Va buono, a meno 9. Puoi rimanere a zero. Mentre i tuoi occhi si stanno spegnendo, vedi questa creatura che si accorge che stai cadendo, ti guarda e si trasforma in un piccolo pipistrello e sparisce nelle tenebre. Stai cadendo per terra. Dopo di te toccherà a te. Vuoi dire qualcosa? Geronimo. No. Dirò... No, beh, sono troppo lontani per dire quello che volevo dire. Gli vorrei dire qualcosa sulla spada che ho, che è quella di mio padre a cui sono legato, ma sono troppo lontani, quindi probabilmente no, nulla di specifico. Se fossero stati più vicini gli avrei dato la spada, ecco. Posso provare a fare cadendo questo come okay. gesto, se loro mi conoscono sanno semplicemente che è molto, è una cosa a cui tengo molto, quindi è un passaggio di testimone. Ma noi lo vediamo? Aspetta che tocchi a te. Tiri fuori la spada. Faccio questo, e mentre ricasco, faccio la metti nella direzione dei tuoi amici. Cadi per terra, vedi le due creature che ti guardano fameliche. Tocca a te, vedi e senti più che vedere il tonfo del tuo amico. Allora, vedi che effettivamente sta porgendo la spada, e soprattutto la cosa che vedi è che queste due creature stanno per attaccarlo mentre sta per terra. Ok, allora, quindi io cerco di recupero punti ferita. Oh, 10. 10 più 4, 14. Vai. E corro... Sei ingaggiato però, non ti importa? Riceverai un attacco. Cazzo, no, devo sdraiare il pezzo di... Mi sa di sì. 19 più 6. Lo hai ben preso. Faccio che faccio un bel criticone. Non è un critico, ma vabbè. Ah, hai fatto 19 di dado? Ho fatto 19. Ah, è vero, tu sei un campione. Critti con 19 e 20, quindi tiri due volte i danni. Quindi due dadi da 8 più il tuo Super Saiyan. Tutto ciò è una cosa veramente... È quello che ti hanno fatto a te, in realtà. Sta merda. 4 più... No, 1 più 3, 4 più 4... 8. 8, che schifo. Vado Super Saiyan e poi... Vabbè, invece fai un bel danno in realtà. La scoreggia, capito? E poi è ritornato normale. Le due creature si chinano. Devar, no! E ti colpiscono. E iniziano... Sono abbassate, iniziano a staccarti dei pezzi di corpo. Iniziano a mangiarti. E quindi, caro Devar, la tua spada rimane lì. Queste due creature sacrificate per un bene comune sul corpo. Ed è stato un piacere giocare con te. Mio. Quantomeno portate alto l'onore, sì. Tenete alto l'onore. Ma li disintegriamo sti babosi. Questo va strappato come buona. No, non mi piace. Però scrivi morto. Morto. Grazie. Ciao Daniele. Ciao Dan. Ciao Devar. E quindi tocca di nuovo a te, perché loro sono ovviamente gli ultimi ad agire. Okay. Devar, no! Qui mette male. Okay. Diciamo che tu sei così distante, c'è questa nebbiolina che non sai bene come sia la situazione. Vedi solamente... Hai sentito il tonfo, hai sentito urlare il tuo amico e da solo quella creatura effettivamente vedi queste figure basse che stanno ruminando. Facendo cose. Ok, cioè la mia idea è quella di liberarmi di quello che ho davanti e poi correre verso Devar. Quindi provo subito a colpirlo. Direi 21. Beh, sì. Okay. Direi che l'hai colpito. Direi che l'ho colpito.
6 danni. Ok, gli ha dato un bel colpo, ma questa figura è ancora in piedi e ti guarda senza alcuna espressione e ha la lingua di fuori. Ok, faccio azione impetuosa e provo a ricolpirlo un'altra volta. Voglio prenderlo. 12. Lo prendi. Lo prendo. Altri 10 danni. Maledetta, muori! Ti tagli la testa. E cade per terra alla Barbarian. Bellissimo. E quindi hai tutto il tuo movimento. Ma allora aspetta, sì. Ok, corro verso di loro. Ho ancora un'azione bonus. Sì. Mentre mi avvicino cerco di capire com'è la situazione. Allora, corri. Quando sei a metà strada, la scena ti si para davanti e istintivamente rallenti. La situazione è una cosa che non ti è mai capitato di vedere. Ci sono queste due creature piene di sangue del tuo amico. E capisci da quello che stanno facendo che la situazione non è salvabile. No! C'è solo una cosa che potrebbe essere una buona notizia. Queste creature sono assolutamente incapaci di percepirti in questo momento. Vabbè, allora, ok, mentre mi avvicino... Cioè diciamo che siete usciti dal combattimento perché non stanno nemmeno più combattendo, stanno mangiando. Ok, mi fermo lì a guardare e mi giro verso Beirald e gli dico: Devar è morto, uccidiamo questi bastardi! Non lasceremo mai il suo cadavere nelle mani di quei mostri, facciamoli a pezzi! E fischio una specie di... faccio una melodia fischiata e ti do ispirazione bardica. Gli faccio il culo. Ispirazione bardica. Praticamente il prossimo... No, c'hai questo dado da 6 da aggiungere al tuo prossimo tiro salvezza, tiro per colpire o cerco di abilità. Pieno di carica, ti senti pieno di rabbia. Avvicinandoti con la tua spada, noti che queste creature non si voltano. Continuano a fare quello che orribilmente stanno facendo. E le infilzi. E loro muoiono, smettono di muoversi a un certo punto. Ma fino a che non smettono di muoversi, non percepiscono te, mangiano. Cadono a terra, finalmente tutto è fermo. Fai un tiro di percezione. 7, ci devo aggiungere 4. Quindi diventa 11 e poi devo fare... Se vuoi usare ispirazione, sì, bella, se no sì. Lo usi quando ti pare. Ha un senso come punti. Quanto hai fatto totale senza il dado? 7, 4... 11. Sì, è abbastanza. Ok, allora... Vedi che... Vedi questa scena terribile. Ma noti che effettivamente sulla gamba, che è un punto dove non stavano banchettando le due figure, ci sono due ferite profondissime e il sangue e le vene intorno a queste due ferite più basse delle ferite fatte da queste figure, le vene intorno sono scure. È strano, sono ferite differenti da quelle che hanno fatto. Finn, guarda qui. Non avevi mai visto una cosa del genere? No. È spaventoso. Perché? Non credo siano stati questi. Finn, assolutamente questi. Finn, mostri. Fai una prova solo tu di medicina. 6. No, non capisci. Morsi e poi hai visto le vene intorno. Vampiri. No, non credo siano vampiri. Io non ho mai visto una cosa del genere. Un vampiro perché mai dovrebbe mordere a un piede o una caviglia? Forse è piccolo. Dobbiamo
E questa discussione viene interrotta da un urlo che sembra provenire dal sottosuolo. Ma adesso che siete qui, è un urlo femminile e è leggermente ovattato. Ma percepisci che finisce con un singhiozzare. C'è qualcuno di vivo sottoterra. Sì, l'idea è proprio questa. Non vi sembra una cosa soprannaturale, sembra un urlo più che reale. Andiamo a vedere. Io prendo la spada di Damir. Mi chino un attimo su Devar e gli chiudo gli occhi e faccio una preghiera. Sto con lui a pregare, però nel frattempo prendo anche la spada. C'è una preghiera a Malir. Che è il dio? Del tempo. Ok. Questo urlo proveniva da un punto indistinto del terreno, che è pieno di erbacce ovviamente. E ci sono macerie, ma adesso che siete fuori da questa situazione, vi accorgete che queste macerie sono in realtà ciò che resta di un vecchissimo cimitero. Erano lapidi. Vi muovete con circospezione, avanzando. E a un certo punto vedete sempre delle macerie, quello che sembra un vecchio mausoleo che è andato in frantumi. Ma ci sono delle scale che scendono. Mi fate un tiro in mezzo di... al terreno? Cioè nel... sì. Sì, cioè praticamente è crollato, ma a quanto pare questo mausoleo aveva delle scale sotterranee che adesso sono in bella vista. Mi fate un tiro comunque di percezione. 18. 17. Tutte e due notate, avete fatto due bei tiri. Non solo qui nel mausoleo, ma anche in qualcuna di quelle, dei resti di queste lapidi, vedete un piccolo stemma di ferro che era in qualche maniera inchiodato sulla pietra, che ha uno stemma di una moltornata A. Fatemi un tiro di storia. 15. È lo stemma degli Abemur. Ok. Quindi la barca degli Abemur. Lo stemma degli Abemur La cripta degli Abemur. Sì, un mausoleo, la cripta. Mausoleo degli Abemur. Fatemi una prova di indagare. 16 18. Più... è chiaro che tutto questo terreno, non solo la barca, è proprio proprietà degli Abemur. Andiamo giù. Certo, a questo punto. Entrate uno per volta. Chi va per primo? Vado io. Ok. Scendi. Le scale di pietra, tu sei subito dietro, immagino. Conducono a un piccolo cancello di ferro che è aperto. E all'interno vedete delle luci tremolanti che sembrano banalmente luci di candele. È fresco e umido. Sembra chiaramente una cripta, vecchia di secoli. E camminando per le scale ti accorgi che c'erano scritte, ma tutto è stato cancellato. Quindi è impossibile sapere cosa ci fosse scritto prima. Metti piede in questa piccola stanza dove è chiaro che ci sono dei sepolcri di pietra tutti aperti. E mi mantengo il bel tiro che hai fatto prima, guardando l'ambiente, ti accorgi anche che alcuni sepolcri mancano, come se fossero stati portati via. Ma la cosa che ovviamente balza alla vista è che alla fine della stanza, fra alcune candele, c'è una ragazza vestita di bianco, con la pelle bianchissima e una mezzelfa bionda, che vi guarda ed è imbavagliata, malamente però. È Lunar. Sembrerebbe proprio di sì, hai visto il ritratto. E è legata e imbavagliata.
Adesso c'è spazio per muovervi e non più uno dietro l'altro. La io voglio guardarla, voglio osservarla, cioè è vero che è imbavagliata, però sono un po' inquietato, non so se ha qualche cosa, se è un inganno, cioè dopo tutto quello che è successo... Fammi una prova di percezione e non di intuizione. 9. C'è una cosa che balza all'occhio, non sai se c'è qualcosa di strano in lei. Te l'ho detto, è imbavagliata, ti guarda con questi occhi sgranati e ha un occhio azzurro e uno lilla. Vorrei fare anch'io un tiro. Fai un tiro di percezione. E però la chiamo anche per vedere che reazione fa. Sobbalza e gli occhi diventano più calmi. Mm. 17 più percezione più 4. Allora, non ti sembra che ci sia niente di strano. Ok. Cioè, la pulce nell'orecchio te l'ha messa. Però... Cioè, lui l'ha visto gli occhi? Sì, sì, certo. Sì, visto. Sono palesi. L'ha visto che occhi strani. Sì, ma non percepisco niente di strano. Hai visto come è sobbalzato quando ho detto il suo nome? Vado a liberarla. Ok, tu io vedo... Proteggimi. Io sì, infatti gli guardo le spalle, mi guardo intorno sul cospetto così mentre... Vado a liberarla. Questa cosa. Che siete, grazie, grazie. E quasi piange dalla gioia. Poi gli occhi diventano più vaghi. Chi siete? Mi avete liberata. Stai tranquilla, stai tranquilla. Noi siamo amici di tua sorella. La liberi le la mani? Libero. Sì, certo, ovviamente la libero. E ti accorgi che ha un morso sul polso, rimarginato. Ma è palesemente un morso che da sembrerebbe... O dormare. Da vampiro. Chi ti ha fatto questo? Si guarda. Ti guarda, apre la bocca e poi la richiude. Mi fate un tiro in arcano. 20 più 1. C'è qualcosa di strano in lei, ma non in senso di spaventoso o minaccioso. Gli hanno fatto qualcosa e ti accorgi da quello che fa e come si muove che ogni pochi secondi è come se dimenticasse quello che è successo. Lunar, chi ti ha morso? Che cosa ti è successo? Mi hanno morso. Sono libera. Mi hanno morso. No, sembra che non riesca a parlare. E per te è palese che c'è una qualche magia, una qualche maledizione che gli sta impedendo di parlarti. Solo per lui? Io, cioè, ho fatto due, ovviamente, quindi non capisco questa cosa. Avanti, parla, ragazza! Forza! C'è qualcosa che glielo impedisce, non so, forse è un incantesimo, una maledizione, tu hai idea di che cosa possa essere? No, non credo, ammesso che lo sia. Vabbè, insomma, ho la sensazione che è una poverina e che quindi la stiamo... Cioè, va salvata oppure questa cosa mi inquieta e mi mette ancora più diffidenza. No, è troppo debole, è troppo... Non sei diffidente, la vedi come tanta debolezza. Dobbiamo portarla via da qui, andiamocene via certo. Da qui subito. Io non ricordo perché sono qui, non ricordo... Prova a sbrigarsi nel parlare. Non ricordo perché sono qui, non so, l'unica cosa è che stavo cercando qualcuno. Grazie. Vieni con me. Dobbiamo portarla da qualche chierico. Certo, però andiamocene da qui, immediatamente. E forse questa è l'intuizione giusta, effettivamente. Vi salite le scale. E mentre salite le scale, vi ritrovate di nuovo fuori. Ci sono i cadaveri e ci sono due figure, proprio di fronte a voi. Uno è un cane, sembra un cane da guardia. Abbastanza grosso, un molosso, e vicino a lui c'è un gatto bianco che si sta leccando le zampe, che effettivamente notate sono sporche di sangue.
Il molosso vi guarda. Altri corvi della veglia eterna parlano proprio come quell'altro, fa il gatto, e la voce esce strana, è quasi soffiata. Corvi della veglia eterna. No, noi non siamo corvi della veglia eterna. Ficcanaso, come quell'altro. I morsi, Devarra. Oh no. Il gatto abbassa il capo. Il cane invece lo alza. Il cane ha un ciondolo rosso. E sotto al petto del cane vedete che ha una grossa ferita ricucita. Il gatto invece è chinato e fa: purtroppo per voi dobbiamo rispettare gli ordini dei nostri padroni, ma buon per voi che siamo noi e non i nostri padroni. Chi sono i vostri padroni? Non possiamo dirvelo, ma dobbiamo fare ciò che ci comandano. E il gatto si avvicina, il cane inizia a mettersi in piedi. E mentre si mette in piedi, vedete i suoi peli neri che un po' cadono, le sue zampe diventare più rosse, i suoi artigli aumentare e gli aumentano anche i denti. Prende più l'aspetto di una carcassa di un cane molto grande, ma invece di sembrare macilenta e debole, per assurdo è il contrario. Più diventa mostruoso, più diventa muscoloso. E dovete tirare l'iniziativa. 3. La ragazza è spaventatissima ed è vicino a te. Vicino a me? Sì. Stai portando tu su. Vabbè, la faccio mettere dietro di me. Ok. Quello porca è il gatto miseria! Bianco. E quello è il cane. Ma è enorme! Non è un cane, è un dinosauro. No, non è così grande come la miniatura che ho trovato, però è comunque molto imponente. Allora, tirate l'iniziativa, la tirerò anch'io. Ho fatto 20. Quindi quant'è il tuo totale? 20. Quanto hai fatto tu? 9. Allora, quindi sentire anche l'altro. Mi dispiace. Tocca a me. Ah. Vedete il piccolo gattino che vi valuta. Dopodiché me ne so di te. Non so come difendermi da un gattino, cioè nel senso che mi sembra molto più minaccioso di un gattino, quindi... In realtà il gattino, mentre corre verso di te, ha più o meno la stessa strana trasformazione che ha avuto questo enorme cane. Cioè diventa più vecchio, rugoso, perde dei peli, ma diventa più grosso, pur mantenendo la stessa taglia, più minaccioso anche lui, gli artigli più grandi, i denti più grandi. Un gatto bannaro. E prova a darti un colpo con una sua zampa. Quant'è la tua classe armatura? 18. Ti riga tutto quanto un pezzo della tua armatura, ma non ti prende. Poi prova a darti un morso. Dove sei finito, piccolo mio? Ti prendo. Aia. E ti prende su un polso. E questo morso è dolorosissimo, ma forse non così tanto. Sono 4 danni. E però senti la tua energia che viene succhiata e vedi il sangue sgorgare, come se il sangue, il tuo stesso sangue, volesse entrare nel corpo di questo gatto, e perdi altri 6 danni necrotici. Porca miseria. Aiuto! Vedi che sembra fortificarsi questo piccolo essere. Finn, tocca proprio a te.
Bene. Bene! Chi sono i tuoi padroni? A chi lo stai dicendo? Al gatto. Purtroppo non posso. E fa una cosa. Alza il suo collo e vedi un piccolo pendente. Anche tu noti una cicatrice sulla pancia, chiusa, malamente sembra. E questo pendente ha una pietra rossa con una A. Ah! Come la fa? Quindi sono gli Abelmor. Sono i famosi Abelmor. Quindi c'è una maledizione. Ok. È strano perché la situazione è tragica, però... Non dire gatto se non l'hai nel sacco. Glielo dici sul serio? Risata incontenibile di Tasha. E faccio un incantesimo. Devo fare un tiro salvezza su saggezza. Esatto, tiro salvezza, devi fare un tiro salvezza su saggezza. La CD, La CD, la mia CD è 12. Ho fatto 4 di dado. Dovresti essere molto felice, perché prima di tutto questo incantesimo sarebbe fallito se l'intelligenza di questa creatura fosse stata 4 o meno, e non è così. Il gatto ti guarda e fa un'espressione strana, perché è un gatto, ma effettivamente si schiaccia al suolo e inizia a ridere tantissimo, e vedi due strane lacrime uscire dai lati dell'occhio di questo gatto. Sai come funziona questa magia? Che se lo colpisci io rifaccio il tiro salvezza, certo, di nuovo. Certo. Eh? No, infatti non... E peraltro con vantaggio se mi fai del male. Ok, hai usato... Lui sta per terra, quindi ti puoi muovere, non riceverai attacchi sì, di opportunità. Prendo Lunar per mano e cerco di muovermi lateralmente. Dove vai? Di lato, lontano da... Cioè, uno. Verso la barca, la mia idea è quella di andare verso la barca per andare via. Quindi comunque... È di qua. Allora passo dietro a... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì. Ok. Prendo, insomma, l'una per mano, la tengo così. E adesso non tocca a te. Ah. Sorry. Tocca al mastino. Al mastino napoletano. Ok. Mi dispiace. Chi sei tu? Un servitore. E fa una cosa strana per un cane, ma anche lui con questi artigli nuovi che non hai mai visto su un cane, prova a darti un'artigliata. Quant'è la tua classe armatura? 17. E ti prendo. Ma che cacchio. Ti prendo su un braccio per un pelo. E ti faccio... 6 danni. Dopodiché ha uno sguardo quasi umano in qualche maniera, ed ha uno sguardo triste mentre prova a morderti. E scosti la faccia per un attimo e vedi i denti che si chiudono proprio di fronte al tuo naso, per un pelo non ti ha preso. No. Tocca a te. Attacco. 14 più 6 fa 20. L'hai preso. Direi proprio che l'hai preso. Cacchio. 4 più 4, 8. Ok. Dai un colpo. E sembra... Hai fatto un bel colpo, pensavi. Ma in realtà sembra che... L'ho fatto cacchio. Sembra... Non ha nemmeno sussultato per questo colpo. Senti proprio... La forza animalesca di quest'essere. Non è un normale cane per niente. Oltre chi a parlare. Sei tu? Un servitore, te l'ho detto. Di chi? Avete capito? Da soli.
Che altro fai? Non è che me ne posso andare a lasciare il coso così, lo devo... Se te ne vai ti può fare un attacco di opportunità. Però non gli ho fatto niente in realtà. Gli hai fatto molto poco. Mi fai un tiro di percezione? Sì. Ehi, hai fatto tantissimo. 20, 20 più... 24. Aspetta un secondo. I ciottoli che fluttuano, mi sono... In tutto questo, guardi in lontananza, qua ci stanno delle canne più alte, e in mezzo alle canne c'è effettivamente Oswald, il ratto che vi aveva accompagnato, che a quanto pare si è fatto coraggio, perché ha sentito queste urla, ed è coperto di fango, perché anche lui avrà guardato, e si è appena affacciato per controllare questa scena, le urla da dove provenissero, e vi guarda assolutamente nel panico più totale vedendo questa scena e vedendo soprattutto tutti i cadaveri che ci sono per terra. E capisci che è lì per decidere se darvi una mano o se scappare via di nuovo. Vede solo lui, no? Sì, perché sta in questa direzione. Che in realtà è la direzione che poi dovrai prendere per... Ok. Oswald, abbiamo bisogno di te! Quando dice Oswald mi... Lui, così non c'ha nemmeno le armi. Ha il pezzo di sapone. Il pezzo di sapone può sempre essere utile, lo dici? Ok. E se io mi muovo... Mm-hmm. Non posso muovermi... Sì, è una cosa che si chiama disingaggiarsi e utilizza la tua azione, quindi la potrai fare dopo. La posso fare dopo, intanto mi sposto. Ok, quindi... Quindi prendi l'attacco di opportunità? Sì, rischio l'attacco di opportunità. Vai verso di lui? Sì, verso di lui. Uno. No, okay. Vicino a me. No, stai lontano, non ti avvicinare. Ok. Prova a darti un'artigliata, ma non ti prende. Beh, allora fagli sfruttare tutto il movimento. 3, 4, 5 e 6? Sì, sono bene. Ok, diciamo che dovete andare in questa direzione. Dobbiamo andare verso la barca. E il gatto sta ridendo, ride tantissimo, ed è tutto appallottolato come fanno i gatti, e rimane in quella posizione. Alla fine del suo turno riprova il tiro salvezza. Per ora non ce l'ho fatta, che culo! Vabbè, ho fatto tanto, dai, ho fatto dei tiri. Sono contento per te in questo momento, dai. Ora tocca a me. Ora tocca a te. Beh, Ralda, credo che non ce la faremo mai. Sono troppo forti, dobbiamo scappare, dobbiamo fuggire. Andiamo verso la barca. Oswald è lì. Raggiungiamolo. Oswald, verso la barca, presto! Non se lo fa dire due volte, ovviamente, sparisce fra le canne. Con... Allora... Tanto io con quell'Oswald speravo di distrarre i mostri, ma manco per sogno. No, gli è proprio le canne di meno. Con la mia azione faccio beffa crudele al molosso. Al cane. Quindi non usi scatto? È una scelta difficile. Io non so quanto movimento c'ha lui. Magari scatto poi non basta e questo ci riprende. Posso fare una valutazione sulla sua falcata? Vediamo, aspetta. Fai una prova di natura. 15. Allora, lo valuti come se fosse un cane. Ok? Quindi se, cioè... Come se fosse un molosso reale, perché non puoi sapere. Ti dico che si muove... più di un umano. Allora ci riprende, quindi in qualche maniera lo devo... Sì. Se fosse un cane normale non tanto di più, ma comunque di più. Vabbè, me la tengo per dopo, come ultima risorsa nel caso... Io c'ho ancora la... Quindi fai scatto? Quindi faccio scatto, tenendo sempre Lunar per mano e faccio scatto. Okay. Lontano il più possibile. Io c'ho ancora l'ispirazione bardica da utilizzare. Sì. 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 Non sono passati 10 minuti, no, assolutamente. No. Ok. Quindi fai scatto. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Flash. Eh sì. Flash.
quella poraccia di luna da te. E ok, hai usato la rotazione per fare scatto e adesso tocca a lui. Lui guarda questa scena e velocissimamente si trasforma in un gufo nero e vola. Oddio, lo guardo con orrore. È un gufo nero con le ali nere e ha gli occhi rossi. Rossi come i dadi che hai davanti. Aiuto, mi butta male. Ok, uso scatto. Ah, cavolo. Si mette davanti a te. Svolazzando. E dopodiché tocca a te. Va bene, io scatto. Scatti e ti avvicini al tuo compagno, siete di nuovo sì. Fianco a fianco e di fronte a te c'è questo gufo gigantesco. Ti piacerebbe attaccarlo adesso che in questa forma che sembra molto meno minacciosa di un cane. Ma non puoi perché hai usato scatto. C'è Lunar che è super spaventata. Ci credo. Da questa scena. E hai usato scatto e finisce anche il tuo turno. Il gatto ride tantissimo. Da qualche parte che è sinistra, ma è una cosa che può sembrare che ride di noi invece. Esatto. Ma poi il gatto che ride, purtroppo, è tantissimo. Se uscirà dal tuo incantesimo te lo dico, perché si spezzerà la tua concentrazione. Lo sentirai. È uscito dall'incantesimo. E siete troppo lontani, non sapete cosa fa il gatto. Oswald, rimani lì, eh! Finna! Non ti muovere, fidati, stai tranquillo. Finna, tocca. Quanto è lontana la barca, la vedo? Non ancora. Ah. Sei in mezzo alle canne, non ti ricordi bene quanto ci hai messo ad arrivare, però ci vorranno forse altri due scatti come questo per raggiungerla. Beffa crudele. Su chi? Sul gufo. Ok. Devo fare un tiro salvezza su, indovino saggezza? Maledetto gufo, scommetto che porti sfortuna. E la potevi risparmiare, non ti sembra aver fatto nessun effetto. Ottimo. E niente, quindi... Ok, la mia azione l'ho impiegata così, con questa sciocchezza, e comunque provo a... Mi prenderò un attacco d'opportunità, ma provo a muovermi verso la barca. Tenendo Lunar per mano. Gufo non ti fa attacchi d'opportunità. Bene. Dopodiché, velocissimamente, questo cane gigantesco ti si para di fronte e guarda con la coda dell'occhio fino a che l'ha superato praticamente e invece vuole proprio sbarrarti la strada. Inizia a correre verso di te e prova a darti un'artigliata. Te lo ripeto. È disturbante vedere un cane che prova a darti un'artigliata. È proprio una cosa contro natura. Sì, vabbè, ma io sono un nerd che vede film così tutti i giorni, quindi capito. Che guardo. Quant'è la tua classe armatura? 17. E questo artiglio colpisce il tuo scudo e lo scava molto profondamente, dopodiché prova a darti un morso. E di nuovo... colpisce solo il tuo spallaccio e senti lo stridere dei denti sul metallo. Mi è veramente rotto gli zibibbi. Non ti ha preso. Non ti ha ma preso. Ma io mo... Cosa fai? Lo meno. Lo meni e poi ti penti perché era meglio fare disengage oppure lo meni? Ah, è vero. Mi ero totalmente dimenticato che posso fare il disengage. È vero, faccio il disengage. Ah, ok. Faccio il disengage. Non volevo aiutarti da master così tanto, però... No, mi ha fatto incacchiare che mi ha attaccato, maledetto, disgraziato. Ok. Quindi, usi la tua azione per disingaggiarti dal cane e quindi non ricevere attacchi di opportunità. E anche tu, col tuo movimento, ti ritrovi vicino a Finn. Il tuo amico. Controllo se ci segue. Lo farà. Ci segue. Beh. Lo farà. Dopodiché. E c'è Lunar vicino a te, ricorda? Sì, sì. C'è Lunar, poraccia. Con due scatti.
Però non è ingombrata da armature. Tocca al gatto. Il gatto ha fatto. Tocca a Finn. Il gatto ha fatto, non sappiamo cosa. Ok, io adesso non ho nessuno vicino in teoria. No. Scatto verso la barca. Ti porti Lunar dietro. Certo. Che un po', se fossi solo, sarebbe scatteresti meglio. Ok. Fra le canne, adesso sei completamente in mezzo alla vegetazione alta, senti il rumore del fiume. Sei molto vicino, ma non abbastanza per ancora vedere la barca. Okay. E il cane corre di nuovo. Perdonami se potrei, ma meglio io che loro. E ti è addosso. Ti dà un'artigliata e stavolta becca solo l'aria. Ho fatto una. Ringhia. E stavolta ti prende con un morso. Gesù. E anche tu. Prendi 9 danni del morso. Minchia. E poi senti il tuo sangue che viene estratto e ingoiato dal cane. Che ti fa altri 4 danni. Quindi sono 13 in totale. 13 da... la Madonna. Dopodiché ti accorgi che la ferita che gli ha inferto si tinge di rosso e si chiude. Porca miseria. Come cavolo faccio? Scusa, ma noi non abbiamo armi d'argento. Tocca a te. Io non c'avevamo un'arma d'argento. Ma magari non gli fanno niente. No, abbiamo provato sul fregno. Tocca a te, sei solo. Tocca a me, sono solo. Visto che mi hai detto che tu sei pratico della zona e ti sai orientare. Sì. Non siete lontani per niente dalla barca. Però ti sorge un dubbio. Ma sanno nuotare queste cose? Volare sì. Decidi cosa fare. Molto velocemente. Tiro. Ok. Stavolta col tuo movimento non arrivi nel posto. Lui sta ancora più avanti perché è riuscito a fare scatto. Diciamo che sei tu che stai prendendo tutti gli attacchi. Mm-hmm. Ok? E stai agevolando Lunar e il tuo amico Finn. E mentre pensi a queste cose, vedi un pipistrellino vicino alla tua faccia che inizia a vorticare intorno alla tua faccia, ma non diventa una figura bianca di un gatto, ma usa l'azione aiuto per agevolare il prossimo attacco che farà il mastino. Porca miseria. Finn, ho bisogno di aiuto! Finn, tocca proprio a te. Io sento questa cosa, sono... Cioè ti svolazza, capito? Ti dà proprio fastidio. Dannazione! Sono proprio combattuto. C'è una ragazza vicino a te. Sì. Che sta tremando. Oswald! Sì! Portala via! Vai, verso la barca! Presto, andate! Eroico, vai! Va bene, tiro fuori la spada d'argento e corro verso il mio amico Berald. Corri verso Berald e c'è un pipistrellino intorno a lui e un minaccioso mastino che sta per scattare. Lo raggiungi, Berald? Sì, provo a colpire... Il pipistrello. Fai un tiro per colpire, è piccolo. È piccolo e ce l'ha in faccia. Attento a non fare troppo basso. 12. Non lo prendi. Svolazza troppo velocemente e ti dà ancora più fastidio agli occhi. E il cane scatta. E subito viene di morso. E dà vantaggio a questo attacco perché c'è un pipistrellino intorno a te. Mi dispiace. Ma ti prendo molto bene. Ah... Ti prende alla gola. Porca miseria. E ti fa 7 danni più 8 danni necrotici. 7 e 8 fa 15. Sono rimasti 8 punti feriti. Ce l'hai alla gola e con un artiglio prova a colpirti. Stavolta non ho vantaggio perché è solo il primo attacco e ti prendo. Sono morto. E ti faccio
semplicissimi. 5 danni. E come, cioè, sono morto, nel senso, ho 3 punti ferita. Allora, voglio morire con te. Vedi il tuo amico che è bianco. Vedi l'enorme bestia di fronte a lui che lo sta massacrando di colpi. C'hai un'opportunità per decidere se rimanere qui ad aiutarlo e sta a pezzi il tuo amico. Invece il mastino sembra nella forma più perfetta. E sono, però sono ingaggiato pure io, ormai. Sì, certo, hai sempre disengaggio. Non posso più andare via, ormai... No, in realtà potresti. Eh sì, in 2 mi riprendono subito, guarda quello come ha volato prima. Ormai ho scelto, quindi niente, rimango qui e dai, provo, che devo fare? Tocca a me? No. Allora, è toccato a... No, tocca a te. Non lo attacco. Vai, attaccalo. Non ho tante alternative. 16 più 6, 22. E uso anche la cosa bardica. Non è sui danni. Purtroppo non è sui danni. Solo i bardi del valore permettono questo. Non è sui danni, va bene. Vai. Ma vuoi lasciare lo scudo per fare questo e fare più danno che puoi? Beh, per forza, sì. No, non cacciare. Getti per terra lo scudo. Prendi la tua spada lunga a 2 mani e fai un bel dado da 10 più 4. Bella merda. 2 più 4, 6. 6 danni. Peggio di prima. Reagisce il mastino facendo cadi, è meglio. Il piccolo pipistrello si trasforma in un gatto e da dietro va verso di te e prova a colpirti e senti le unghie che però non riescono a scalfire la tua armatura. Sì. E senti un morso sul piede. Pure. E di nuovo questa sensazione di risucchio vitale. E ti faccio 6 danni più 3 danni. È stato un piacere, arrivederci. Vedi. Cade. Cadi a terra e si stanno oscurando i tuoi occhi. L'ultima cosa che vedi è il dondolare di questa medaglietta con questa gemma rossa. Il gatto, invece di rimanere a succhiarti il sangue, si volta. Hai poco tempo. Scappa. E si riavventa sul tuo corpo. Non me lo faccio dire 2 volte. Scappo subito. Ci credo. Scappo. Se dici di scappare, scappo. Inizi a correre. E senti i passi del cane che continuano a inseguirti. Scappi in mezzo alle canne, ti tuffi nell'acqua. Mentre il ratto e la ragazza ti fanno salire sulla barca. Vedi il cane che mette una zampa nell'acqua e senti bollire quasi l'acqua e la ritrae. Dopodiché si trasforma in un gufo. Prova a superare il corso del fiume. Va verso l'alto e poi ritorna indietro. Mamma mia. Vista bruttissima, aiuto, mi dispiace, che ansia. Mamma mia, che ansia. E anche tu ci hai lasciato. Addio. Almeno tu non diverrai un vampiro. Ah, è vero. Sei piuttosto malconcio, ma vivo. Dai, raggiungi prima l'accampamento dei ratti di fiume, dove ricevi un primo soccorso. Dopodiché torni in fretta e furia alla città. Recuperi tutti e 3 i cavalli. Ti dirigi senza perdere tempo a Yalor per fare il rapporto
a Tarban Golmort. Una volta che ha ascoltato la tua incredibile storia, l'uomo assume un'espressione molto preoccupata. Non l'hai mai visto così. E senza farsi sentire da Lunar, ti informa che tenere la ragazza metterebbe in grave pericolo tutta la gilda e che non è affar suo proteggerla. Ma per fortuna ha un contatto con una persona che conosce i corvi della Veglia Eterna e la affiderà loro. E tu hai avuto l'aumento che ti è stato promesso, a patto di tenere per sempre la bocca chiusa su quello che hai scoperto. Ed è così che termina questa amara avventura con un solo sopravvissuto. Stracci. Mamma mia, bella, bella, veramente bella.